Ci sei? Sono uscito oggi dall'infermeria. Eddie mi ha buttato fuori per non sentire più i miei piagnistei. Tipico di Eddie. Il braccio? Beh, guardo il braccio mezzo pieno. Il cancello. Scusa, c'è qualcuno. Umorismo da amputati. In realtà mi sembra ancora di sentire il malato, sai? Sì, è la sindrome dell'arto fantasma. Lo so, me l'ha detto Eddie, ma è una bella fregatura. Ci credi che mi fanno male le dita? Pensa a un viaggio in moto, quando hai le mani indolenzite. Io provo a stenderle, ma... Certo, ma ora devo andare. Schizzo, mi ha messo ai campi. Devo cercare di ripagare gli antidolorifici che mi ha passato Eddie. A dopo. Ehi, ho un lavoro per te. Hai un lavoro per me? Sì, un mucchio di furiosi morti. A ovest del ponte pedonale, nel pantano. Mi serve che li tiri fuori e li porti fino al rogo. Va bene? Bonifica palustre. Sì. Trova un altro, sono impegnato. Ehi, ho chiesto a te di farlo. Non so cosa t'abbia detto Mike durante la gita, ma c'è del lavoro da fare. Ehi, ehi. Schizzo, non può venire con te, servi a me. Non ricordo di averti interpellata. Beh, ho parlato con Mike. Devo andare nell'incubo e lui mi accompagnerà. Chiaro? L'ho detto, sono impegnato. Ok, ma quando torni, vieni a cercarmi. Allora vieni. Dove? Ha importanza. Insomma, dove andiamo? A nord. Ricky, non ho tempo per le stronzate di Schizzo, pensa per le tue. Vieni, ti faccio vedere. Mike mi ha detto tutto. Tutto cosa? Beh, che vuoi sigillare le caverne per fermare le orde. Ma hai detto così, ma potrebbe rallentarle. E comunque, dove vuoi arrivare? Va bene. Ho pensato che probabilmente hai deciso di restare. E non solo per Boozer, ma perché vuoi dare una mano. È questo che pensi? Ehi, al tempo ho sempre fatto la mia parte. Certo, ma sempre solo il minimo indispensabile, e lo sai bene. E ora aiuti Iron Mike a sigillare le caverne. Cosa vuoi che pensi? Beh, tecnicamente, ragazzi, è lui che aiuta noi a sigillare le caverne. Comunque, salve a tutti, ragazzi, e bentornati a Make Shosha. Ritorniamo con Days Gone. Io sto sempre malissimo. In questo momento è 00:26. Perché ve lo dico? Per nessun motivo specifico. Solo per farvi capire, ragazzi, quanto ci tengo a questa serie che sta andando benissimo. Vi devo solo che ringraziare, ragazzi, perché, cioè... Vabbè, ovviamente tutte le serie date un contributo incredibile, ma questa di più, perché non ci avrei scommesso un euro. Dico sempre le stesse cose, ma è importante dirvele queste, soprattutto quando c'è questo tipo di riscontro. Quindi, ragazzi, io vi chiedo di nuovo tantissimi mi piace. Voglio battere il record della scorsa puntata. Ho detto, oh, raga, facciamo il record, avete lasciato 20.000 mi piace, non è un record. Però l'avete lasciato, cioè 10.000 in più rispetto al solito. Vediamo quanti riusciamo a farli in questa, raga. Dai, facciamo questo mini gioco. Anche perché... Ragazzi, voglio far vedere subito appena iniziato una cosa che mi sono accorto rivedendo le varie puntate che non vi avevo mostrato. Vi ricordate che avevamo cercato Lisa in quel campo? Non mi ricordo che campo era, però insomma un campo preso dai ripugnanti, è sparita di nuovo. Eccolo qui, ragazzi, non riesco a dimenticare la lettera, quella lì che avevamo trovato a Lost Lake, ecco, brava. Sono, ragazzi, che non l'avevamo aperta, guardate, questa era la lettera di Lisa. Io penso, sto immaginando che potrebbe essere stata o presa da, vedete, voglio dimenticare, o è stata presa dai ripugnanti e quindi è di nuovo in ostaggio, oppure, ragazzi, la prima volta che l'hanno presa l'hanno trasformata sostanzialmente, cioè... Vedi, qualche settimana fa uno è morto perché questo è saltato e ha spento il respiratore dell'infermeria. Respiratore? Ah, cazzo, Ricky, apri gli occhi. Se vivi attaccato a un respiratore, qui sei già morto. Se fosse stato Boozer? Già, come immaginavo. Sai, non abbiamo più corrente da quasi 2 anni, ma i trasformatori e le linee sono tutti in ordine. Beh, quantomeno qui. Vorrei andare a nord per controllare la diga e capire meglio perché è saltato no, tutto. No, fare da scorta è compito di Schizzo. Non ho bisogno della scorta. Tu vivevi lassù, quindi conosci molto bene la zona. Deacon mi hai chiesto aiuto, giusto? Ora mi serve il tuo. Ma non ci aiuta mai nessuno, siamo sempre noi che aiutiamo. Ok, bene. Chiamo qualcuno che sappia no, andare in moto. No, scordatelo.
Andremo di nascosto. Se ci sono quelli di Copland, so come gestirli. Ma da quelle parti sperdute, pieno di ripugnanti e stronzi, e Dio solo sa chi altri, andare in molti attirerebbe più attenzione. Sì. No, sì, ma no, faremo a modo mio. A modo tuo. Merda. Che è quello okay, più difficile. D'accordo. Andiamo. Ricky, queste donne scusa se te lo chiedo, ma l'altra notte, nell'infermeria... Ti avrei sparato in faccia? No. Sul serio? L'espressione che avevi... Prima ti avrei trascinato fuori e poi sparato. Ah, è chiaro. Sì, certo, per non sporcare di sangue tutta l'infermeria. Esatto. C'ha una spada pure lei, ragazzi. Vabbè, aiutiamo Ricky. Ristiamo andando a nord, ragazzi. Però questa tematica del nord mi sta puzzando, no? Come ha detto Mike. Ragazzi, vi dico la verità. Quando uno sottolinea sempre, dai, andremo al nord, dai, ce la faremo, dai, faremo questo, dai, faremo quest'altro, è il momento buono che nessuno fa niente. Se partiamo presto, rientreremo prima che faccia buio. Se qualcosa non va storto... Che cosa può andare storto? Tutto. Ti seguo. Che cosa può andare storto? Non conosci la legge di Murphy, evidentemente. Segui la rotta che ho segnato sulla tua mappa. Dobbiamo assolutamente evitare i campi dei predoni. Sì, ricevuto. Come sei finita qui? Non te l'ho mai chiesto. Come tutti, immagino. Quando il mondo è andato a puttane ero a migliaia di chilometri da casa. Quando sono tornata non c'era più nessuno. E dove sei? Sono cresciuta in un paese vicino a Portland. Lavoravo in città, dormivo da amici, tornavo nei weekend. Vita da metropoli? Sì, certo. Ma in Oregon. Che situazione hai trovato? Come sei riuscita ad andartene da lì? Non lo so. Fortuna, credo. Le strade erano intasate fino alla costa. Un unico enorme parcheggio. La valle dell'Aquilamet era una zona di guerra. È successo tutto troppo in fretta. Quando sono andata via ho detto ai miei amici di fuggire. Mi sa che non mi hanno ascoltata. Hanno nuclearizzato tutto, vero? Portland? Sì, l'ho sentito, ma non credo sia vero. Avremmo subito gli effetti della pioggia radioattiva, no? Ah, bombardavano le città. Ascolta, ma tu Eddie... Qualcosa ti turba? A me no, figurati. Solo che non lo sapevo. Abbiamo viaggiato parecchio insieme, ma l'argomento non è mai saltato fuori. Forse perché... non so... Credevo che mantenere le distanze mi avrebbe aiutato a sopravvivere. Ok, non avrei dovuto chiedere, non sono affari miei. Per questo sono al campo, per provare a vivere di nuovo una vita normale. Beh, tanti auguri. Non c'è niente di serio tra me e Eddie. Non mi sembrava così. Beh, tutto accade molto in fretta di questi tempi, sai cosa intendo. Non voglio saperlo, volevo dirti una cosa. Spara. Beh, insomma, apprezzo che tu voglia schierarti con me. Con me e Boozer. Con Iron Mike, intendo. Wow, ti stai ramollendo. Fottiti. Non mi hai mai ringraziato per niente. Forse non ne avevo mai avuto motivo. Ma certo. Abbiamo voglia di patata. Dove sei andato con Iron Mike l'altro giorno? Aspetta, non ti aveva già raccontato tutto? Beh, non si sbottona facilmente. Conosco Iron Mike da parecchio. E a dire il vero, non credo di averlo mai visto così giù di corda. Dove siete stati? A Sherman's Camp. Dicono sia un covo di matti. Puoi giurarci, ma non avevamo molta scelta. Vorrei sigillare le caverne per impedire alle orde di attraversarle. E il vecchio sapeva dove fosse l'ufficio reclami delle miniere. Abbiamo preso alcune mappe, ora ci servono esplosivi. Hai la radio rotta? Sembrava ti fossi offerto per qualche commissione. Sono in moto con te, no? Per la miseria. Non volevi bonificare la palude? Ok, mi hai beccato. Quindi che è successo? Qualcosa è successo? Niente, Ricky, non è successo niente. Non ha detto niente? No! Niente di niente! L'hai detto anche tu! No! Iron Mike non è un tipo che si sbottona facilmente! Ok, ecco la diga! Andiamo con cautela all'ingresso! Non ho idea di chi o cosa potremmo incontrare! Ok! Oddio, sta andando in faccia al muro! Vabbè, ragazzi! Abbiamo approfondito un po' il nostro rapporto con Ricky. Qualche informazione in più... La via sembra libera. Temi molte sorprese? Sì, sempre. Se ne troviamo, siamo fottuti. Ok, avanti. Voglio vedere il deflusso. Dove vai? Qua giù. Niente, ragazzi. Volevo vedere se c'era qualcosa di approfondito lì nelle storie, ma invece no. Quindi
Vediamo Ricky che missione ci deve far fare. Intanto qua, ragazzi, io sono sicuro che adesso ci esce o un orda o qualcosa. Dovrebbe scorrere molta più acqua qui. Dici? Sì, e senti il rumore? Quale rumore? Appunto, se le turbine fossero in funzione, dovremmo sentire il ronzio da qui. Non so perché, ragazzi, la diga in questo momento... Cos'è successo? Oh, sì. Quello che è accaduto a tutti i ponti. Qualche genio in uniforme si è convinto che far saltare tutto in aria avrebbe tenuto lontano le orde. Orde di profughi o di furiosi? Hai presente uomini come Copland? Probabilmente entrambe. Ok, dai, voglio dare un'occhiata. Vabbè, ma ricordato The Last of Us, c'è anche lì il momento in cui si va alla centrale idroelettrica, no? Poco prima... Non so se è spoiler, raga, però, cioè, se non avete mai giocato a The Last of Us, fermi tutti. Cioè, fate pausa e andate a rivedere la serie. Che magari oggi giocherei completamente in maniera diversa, eh. Non posso utilizzare le armi per uccidere quelle larve. Però posso rubarmi le munizioni. A me non mi fregate, ragazzi. Vabbè, insomma, poco prima di andare dal fratello di Joel. Molto bella, molto bella. Chissà, ragazzi, se nel 2019, proprio quest'anno, uscirà, guarda quante larve, The Last of Us parte 2. Io credo di no, eh. Però, mamma mia, se esce, raga, fermi tutti. Se esce, torno biondo, porca vacca. No, vabbè, non salvate quello che ho detto. Vieni, tocca qui. Avanti. Ok, senti niente? No. Appunto. Se l'acqua stesse scorrendo, le turbine vibrerebbero. Vabbè, ma che devi fare? Gli indovinelli? Seguimi. Dai, per favore. Vabbè, ho capito che devo accendere le turbine. Ti seguo. Vedi, non posso usare le armi. È una condotta forzata. Il serbatoio aumenta la pressione dell'acqua, spingendola nei tubi e concentrando il flusso, che viene incanalato verso le turbine. Che ce frega, come diavolo fai a sapere questa roba? I miei due fratelli riparavano auto con mio padre. Fu lui a trovarmi un lavoro alla Boeing quando avevo 17 anni. Studiavo part-time per diventare ingegnere meccanico quando si è scatenato l'inferno. Li hai più rivisti? Tuo padre e i tuoi fratelli? No. È quello che vi dicevo. Forza, nella scorsa puntata, ragazzi. Cioè, che poi scatta l'apocalisse e tu perdi tutto. Comunque, perdi soprattutto di vista i tuoi familiari, i tuoi amori, i tuoi averi, tutto. E quindi ognuno per sé. Li ha più rivisti, no? Ok, vediamo che si può fare. Beh, sarà divertente. Ci stiamo a rompere. Quindi ora... Ma che succede? Che fai? Abbiamo viaggiato pochi mesi insieme, ma da che ti conosco non ti ho mai visto offrirti volontario per qualcosa. Uno dei due deve tuffarsi e liberare il collettore. Olè! Olè, regà il momento! Tocca a me. Ah, no. Oh, vabbè, ma dai. Tu puoi restare a guardare. Non ti preoccupa. Vai, fai. Ok. Beh, ora o mai più. Forza. Pesci furiosi che se la pappano, immaginate. Allora, ragazzi, volevo dire una cosa. Sì, è piuttosto sporca, ma forse posso riuscire a ripulirla. Torna alla turbina. Controlla se sta vibrando. Vabbè, famo quello che dice lei, ragazzi. Vi volevo chiedere scusa, però, di una cosa, ragazzi. Il fatto che non sono riuscito in questi due giorni a prepararmi in anticipo le puntate, ergo vuol dire non avere così tanto tempo per poter leggere i vostri commenti, approfondire poi quello che effettivamente voglio dire nelle varie puntate. Vi avevo detto che volevo andare a cercare i medici, quelli più pazzi che avevano creato le cose. Tra l'altro, mi avete detto in un commento che Liston, vi avevo raccontato quello che aveva fatto, il tasso del 300% di mortalità, in quella stessa operazione, cioè quando cercava, doveva amputare, mi pare, un arto
insomma, quella persona. Bene, ragazzi, non solo gli amputò l'arto, ma mi avete detto gli amputò anche i testicoli. Quindi, cioè, immaginate, poraccio, quello che è morto perché è andato in setticemia e gli ha pure tagliato le palle, purello. Vabbè, tutte queste cose, ragazzi, non ho potuto andarle a approfondire, come faccio subitamente i momenti didattici, perché non ho tempo. Forse ci siamo. Sì, ha funzionato. Però già che la missione si chiama non poteva essere semplice, vuol dire che adesso le cose saranno molto più difficili, o comunque si complicheranno. Vabbè, insomma, ragazzi, questo ve lo dico perché, cioè, sono io in primis cioè, potrei non dirle queste cose, però io mi sento in dovere di voler dare qualcosa di più. E certamente quando registi 2 ore alle 2 di notte non è proprio top. Senti questa vibrazione? Sì, ma le linee sono ancora senza corrente. Cosa? Beh, sarebbe stato troppo semplice. Dai, coraggio, controlliamo i trasformatori. Possiamo fare una missione decente, per favore? A tuo padre e ai tuoi fratelli. Non ne ho idea. Mentre tornavo ho provato a chiamare 1000 volte, ma senza mai prendere la linea. Beh. Quando sono arrivata non c'era più nessuno. L'intero quartiere era deserto. C'erano volantini ovunque che ordinavano l'evacuazione. Ho raggiunto il campo profughi più vicino, ma era stato invaso. Erano tutti morti. C'erano furiosi ovunque. Cazzo, Ricky, mi dispiace molto. Beh, ormai è acqua passata. È acqua passata alla diga. Vabbè, diciamo, ragazzi, questa è una puntata più di chiacchiericcio che approfondisce sia Ricky, che abbiamo scoperto, vedi, questa cosa del padre, robe varie, che il loro stesso rapporto. Questi alimentano le linee verso sud. Ok, per te perché non funzionano? No, non ne ho idea. Ok. Forse le scatole di derivazione della turbina sono in corto, controlliamo. Ok? D'accordo. Senti, che problema hai con Schizzo? Sembri sempre sul punto di tagliargli la gola. Qualche mese fa io e Eddie l'abbiamo sorpreso fuori dal nostro alloggio mentre facevamo il bagno. Oh oh! Cristo, ma è un guardone! Gli ho detto che se lo rifà vedrà che la mia pistola è più grossa della sua. Oh, Gesù. Sai, se c'era anche Eddie, è probabile che Schizzo non stesse guardando te. Ho fatto di tutto per non farle castrare quel bastardo. Dai! Mai fare arrabbiare una donna che sa come usare un bisturi. E vabbè, oh, raga, ma siamo in tempo di guerra, ogni buco è trincea, cioè, lo capisco pure quel poraccio di Schizzo. Forza, tra l'altro si chiama Schizzo, mica a caso, immagino. Immagino che sia schizzato via dopo che l'avete beccato. A posto. Le battute di Mike, Shasha. Le scatole di derivazione sono qui dietro. Sì, dai, spero che ci sta un boomer. Tipo un mostro gigante, almeno sparamo, raga. Oddio, cos'è questa pozza? Nidi di furiosi. E dal fetore direi più di un paio. E vai. Stammi vicino. Quante molotov fai con te? Abbastanza. Ok, ricordi come funziona? Tu li bruci, io li stendo. Non preoccuparti, non si dimentica. Ottimo, allora, preparati. Cioè, stanno i nidi furiosi e voi andate con le pistolette. Mi sembra la vedova nera che vuole uccidere Thanos con la pistola, cioè. Si allenava con la pistola, per non far ridere il trailer. Bruci tu? Ah, è brutta! Una sveglia. Da dove cade? Ah, da qua escono dalle fottute pareti! Non li becca manco, raga, se stavano... È finita. È finita, sì. Stai bene? Sì. Non amano molto le visite qui, eh? Beh, puoi dargli torto. Faranno meglio ad abituarsi. Da oggi rivendico il territorio per il campo di Lost Lake. Dire al popolo. Ok, controlliamo le scatole di derivazione e andiamo via. Ci siamo. Pronto? Sì. Ok. Oh, sì. Houston, abbiamo corrente. Ottimo lavoro. Non ce l'avrei fatta da sola. Dai, cerchiamo qualcosa con cui bloccare la porta. Non voglio tornare ogni mese a ripulire questo merdaio. Aspetta, sarai ancora qui tra un mese. Cosa? No,
Non lo so, perché non... Ti prendo per il culo, Dick, dai. T'ho detto, questa a nord non ci vuole perché andare. Perché mi hai chiesto di mio padre e dei miei fratelli? Non lo so, è solo che non li avevi mai nominati prima. Beh, mi dispiace, forse avresti preferito non parlarne. No, tranquillo. Anzi, anch'io ho una domanda per te, fin da quando viaggiavamo in moto insieme. Ok, Ricky, ma non ora. Riparliamo più tardi. No, no, adesso, dai, questa è una missione chiacchiericcio. Ehi, non hai mai chiesto perché ho smesso di stare con te e Boozer? Perché avrei dovuto chiederlo? Sapevo la risposta alle stronzate di Iron Mike. Cazzo, Ricky, dobbiamo discuterne ora. Siamo andati in moto insieme per, non so, un paio di mesi. Dai, Dick. Ok. Accadde una notte. Lo ricordo perfettamente. Fuori nevicava e... Boozer russava. Ricorda il casino. Cazzo, è certa che avrebbe attirato un'orda in cera. Sì, beh, quello non è cambiato. Comunque, pensavi fossimo tutti addormentati e ti eri seduto fuori da solo, come tuo solito. E stavi fissando qualcosa. Quella notte non hai dormito. Quindi te ne sei andata per questo, no? Dammi la foto, Dick. Dai, ti prego. Fu allora che capii. Che avresti capito? Che non volevo fare la fine di tanti altri come noi, prigionieri del passato, in fuga da qualcosa. Io voglio guardare avanti. Ok? Non indietro. Non è come pensi tu, ok? Scendi all'oblio! Segui il cammino! Sicuro che siano loro? Ho visto il simbolo sulla schiena! Veniamo da Lost Lake, Iron Mike, ha un accordo! È stata un'ottima idea, voglio riprovare. Lo sapevo, ragazzi, questi hanno visto il simbolo sulla schiena. E vi ricordo che i ripugnanti ci stanno cercando. Tieni giù la testa. So badare a me stessa. Sì, tu sei badare a te stessa. Da quanto sei accampata? Zitto. No, chi è che mi sta sparando? Porca troia. Lo so, porca troia un chiaro. Ma voi stronzi siete un po' lontani da casa, no? Infatti, tornate un po' a casa, brutti ripugnanti. Perché non tornate da Iron Butte, quel buco di culo da cui siete usciti? Pezzi di fango. Ascoltatemi. Siamo di Lost Lake. Oh, scusa, non l'avevo visto. Abbiamo un accordo, questa ancora che continua. Mi sa che non ha capito che Iron Mike e il suo accordo li porterà solamente alla disfatta, alla rovina. Però, ragazzi, io non sono d'accordo con quello che ha detto Ricky, perché è vero che bisogna sempre andare avanti, nord, non giusto. Guardare al passato. No, non volete allontanarvi troppo da Carlos, eh? Sì, col cammino, ma guarda che te faccio seguire a te. Però, ragazzi, non tutti hanno lo stesso vissuto. Quindi, cioè, se lei avesse avuto il nostro vissuto, non credo che lei avrebbe scelto di andare avanti. Cioè, comunque, il passato pesa tantissimo su Dick. Cioè, il fatto che... E se vi lasciassi morire dissanguati? Sento già i furiosi che si fregano le mani, eh? Non è quello che volete! Ah, riecco questo qua. Aspetta, ragazzi, questo lo devo fare fuori in maniera egregia, secondo me. Vieni, prendi! Attenzione! Sì, insomma, so dappertutto, non riesco a parlare! Questo però... Leo, ma miralo! Bravo! Grande match roscia alle 2 di notte, comunque in forma. Tutti all'inferno! Oh, con calma, set, ok! Questa cosa, tuo padre e tuo fratello sono morti, okay. Non frega un cazzo. Questo era l'ultimo, credo. No, ma ruba la kill, infatti. Ho incontrato altri ripugnanti prima, ma non gente del genere. Cosa cazzo si fumano? Non ne ho idea. Ai tempi ho conosciuto tossici che si comportavano in modo simile. Erano strafatti di fenciclidina o qualcosa del genere. Oh, sali da bagno, ricordi? Andavano forte prima che tutto andasse a puttane. Sì, giusto. Forza, andiamo. Vediamo se hanno incasinato le moto.
Addirittura, no. Oh. Non me rompete, eh. Credi davvero che la tregua di Iron Mike con questi bastardi durerà? Non lo so. Ignoranti di merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche a Lisa, cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Che è successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Io... non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Non abbiamo letto niente su quel foglio. Vabbè, ci stanno cercando, lo sapevamo già in realtà, eh. Ok, dobbiamo seguire le linee verso sud, controllare i trasformatori e assicurarci sia tutto in ordine. Ok, ma subito dopo aver preso queste munizioni, ragazzi. Le munizioni non si lasciano qua. Vai, 50. D'accordo, ti seguo. Roba. Ah, una persona che conoscevo. Voglio leggere delle info in più. Dai, raga, questa la voglio leggere perché mo... Boozer ha perso Joani prima del disastro. Mio padre è morto anni prima. Mia madre quando ero bambino. Quindi ecco un piccolo background di Dick. Rick invece ha perso tutti i suoi familiari come io ho perso Sara. Come si fa a superare un trauma del genere? Quello di cui vi parlavo io. Però non sapevo che... Vabbè, immaginavo fosse orfano Dick. Comunque, cioè, avesse perso la maggior parte dei suoi familiari... in qualche modo. Adesso sappiamo in che modo. Joani non sappiamo chi è. Per Boozer immagino la fidanzata. Ricordo vividamente la notte a Tamalo di cui parlava Ricky. Faceva un freddo cane, nevicava da giorni e a un certo punto ho estratto la foto di Sara e l'ho guardata. In ogni caso Ricky si sbaglia. Non sono prigioniero del passato. È solo che non voglio dimenticare. Quindi sei prigioniero del passato. Ma io lo capisco. Cioè lo capisco. No. Posso impedirtelo? Come sei finito nei motociclisti? È una lunga storia. Come la strada che resta. Ok, ero un membro della decima di montagna, un'unità avanzata che collaborava con l'Alleanza Settentrionale. Ehi, non sapevo fossi stato nell'esercito, perché? Mi fai raccontare? Scusa. Ah. Eravamo diretti a Mazar-i Sharif quando un gruppo di talebani nella direzione opposta ci ha teso un'imboscata. I loro autocarri erano equipaggiati con ZU-23, cannoni antiaerei modificati. Un arsenale? Già, puoi dirlo forte. La nostra jeep è esplosa, precipitando da un burrone dritto nel Hari. Sai quanto è difficile affogare in Afghanistan? Parecchio. È un unico enorme deserto. Comunque, io sono stato scaraventato fuori e quando ho ripreso i sensi ho visto la jeep nel fiume. L'ho raggiunta a nuoto sperando di trovare qualcuno vivo. Poi ho trascinato un corpo a riva. L'ho fatto altre 7 volte. Quando ho tirato fuori Tanner, il mio sergente, un fratello per me, sono crollato. E quando sono tornato a casa, non lo so, ho comprato una moto. Ho trascorso un paio d'anni sulla strada, spostandomi da un posto all'altro e... A Farewell? Sei cresciuto lì, giusto? Sì, sì, più o meno. Quando mi sono sistemato lì, ho trovato un lavoro nell'officina gestita da questo tipo. Il vecchio Jack. Era lui il capo della banda. Lo chiamavamo il presidente. Fu lui stesso a volermi. Ah, Jack. L'ho sentito nominare da Boozer. Eravamo in guai grossi e lui si è sacrificato per proteggere la banda. Si vede che tu e Boozer siete uniti. Bella roba, ragazzi. Vorrei che raccontassero ancora di più sul passato di Dick. Quindi era nell'esercito, ecco perché sa sparare. Allora, si spiega quello che vi avevo raccontato, che spesso bisogna sospendere l'incredulità, no? Sul fatto che questo spara, non spara. Oh, merda. Mai un attimo di pace. Torneremo domattina. Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok, ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non conosci. Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Posso chiederti una cosa? Oddio, ci riusciamo. Posso impedirtelo? Perché andate in giro vestiti così?
Che vorresti dire? Perché indossate ancora il gilet? Tu e Boozer, intendo. Non state cercando nuove reclute e non avete più un territorio da marcare. No? Un paio di colleghi allo stabilimento indossavano i simboli di una banda nel weekend. Un giorno ho chiesto loro perché. Mi hanno risposto che era un modo per gridare vaffanculo alla polizia, alle autorità, alle istituzioni. Tu a cosa ti ribelli? Alle cose rimaste. Ascolta, li indossiamo e basta. Cosa vuoi che ti dica? Non so Boozer, ma io non cerco di comunicare proprio niente. È solo un gilet. Ma mi rappresenta. Ho fatto parecchie cazzate in vita mia, ma unirmi alla banda, diciamo che è una delle poche scelte di cui non mi sono ancora pentito. Così. Ricky, perché siamo qui? Ho già visto i treni della morte della Nero e anche le orde. Lo so, ma questo è diverso. Ma che... Guarda. A volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. Vuoi dire che non sei mai scesa a vedere? No, una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Io qua, ragazzi, per errore ci sono finito. Non è stato bello. Ok, comunque l'altro giorno ho assistito a una scena incredibile. Oh, hai voglia di chiacchierare? Sentiamo. Aspetta, fammi indovinare. Hai visto un elicottero della Nero? Un attimo. Come fai a saperlo? Ci sono stati diversi avvistamenti ovunque allo Strake. Cazzo! Che ti importa? Non sono qui per aiutarci. Sparano a vista, a quanto dicono. Niente. Oh, sembrava il contrario. Ehi, dove sei stata oggi? Mi sei mancata anche sì, tu. Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è Ehi, bella. Ehi, Dick. Grazie. Sì, beh, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami. Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Tutto qui? È una storia lunga che non è finita perché è al 71%. Immagino che ancora altre parole verranno spese per questa missione. Oh, sto campo d'Iron Mike, ma quanto fiducia ce do, cioè, ce deve avere in me. Vabbè, ragazzi. Allora, attimi di lucidità è la prossima missione. Dico, rintraccio una squadra di ricerca della Nero, quindi un'altra missione per la Nero. Solo che devo andare a fare un po' di missioni secondarie, ragazzi. Tipo questo qui. Questa qua, oh, mamma mia. Vabbè, direi di andare qui a farci questa missione della Nero, forza. Di coprirmi. Schizzo si chiederà perché non sono di turno alla palude, Dio sa dove. Dick, che succede? È Boozer, cazzo, non so, sembra depresso. Parla con Eddie, sì. Ho una mezza idea per tirarlo su. Cosa pensi di fare? Non sono sicuro, ma avevo pensato di salire a Monte Oliri, prendere la sua moto e riportargliela. È un viaggio lungo a piedi. Inventerò qualcosa. Comunque, mi coprirai o no? Certo. Grazie, Ricky. Chiudo. Ah! Oh, liberi sulle strade. Però noi non stiamo andando al Monte Oliri, ragazzi. Adesso stiamo andando a fare la missione quella lì della Nero. O'Brien, sono vicino a un radiofaro, quello di Camp Creek. Non vedo nulla qui. Aspetta. Ok, una squadra sarà lì a breve. Conosci le istruzioni, chiudo. Sì, conosco le istruzioni. Cercare di non finire impallinato mentre faccio la spia per te. St. John, chiudo. Sì, ma quando ci rendi indietro le informazioni, Brian? Qui, O'Brien. Mi ricevi? Sì, allora cos'è successo?
Insomma, l'ultima volta sembravi sul punto di fartela addosso nella tuta. Niente, te l'ho detto. Ci sono uomini sopra di me che vogliono tenerci all'oscuro. Mi sono esposto troppo. Ho rischiato di farmi scoprire. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Io voglio solo informazioni su Sara. Whittaker, ho chiesto a qualcuno di indagare, ma non è facile, serve tempo. Devi avere pazienza. Ah sì? Non che abbia molta scelta, vero? Quella squadra di ricerca non fa parte della mia unità, quindi non posso tracciarla dopo l'operazione. Devi piazzare un rilevatore sull'elicottero, sì, ho capito. In più vuoi informazioni sul genio con la tuta d'astronauta, ok? Altro? Sì, vedi di non farti sparare. Solo di una manica di soldatini di stagno che marciano. Tutto bene? Tranquilli, voi continuate il vostro spettacolo. Non l'avevo visto. La prova è sicura? Sì, sì. Siamo pronti. Ho sentito qualcosa? Chissà quanto c'è. Hai sentito? Non troppo, credo. Doc si è fatto su. Via, 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 ragazzi, quatti come gatti. Nota operativa 2068. Il soggetto evidenzia la morfologia delle infezioni al secondo stadio. I tendini delle mani sono meno contratti, mentre le unghie sono poco acuminate, come se mangiate di recente. Inoltre, il soggetto indossa monili e abiti in uno stato migliore rispetto a... No, chiedo scusa, non ho potuto fare a meno di ascoltare. Ah, l'aspirante biologo con la pistola. Già, sì, più o meno. Dice che indossava dei monili. Che significato potrebbe avere? Queste creature vivono allo stato prato da 2 anni, scontrandosi tra loro e aggredendoci. Sì. Metti un orologio d'oro a un babuino, liberalo nei boschi per 2 anni e vedrai che succede. Ok, credo d'aver capito. Questo orologio è come nuovo. Davvero, quindi? Quindi, questo esemplare ne ha avuto cura, oppure ha iniziato a indossarlo. Di recente? Porca vacca, pensavo fossero tutti, come dire... schizzati senza controllo. Sì, io pure. Così, ma proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Ma davvero? Sul serio? Osserva i suoi abiti. Sono... No, sono... no, porco bue, dai. Proprio come un malato di demenza senile allo stadio terminale può mostrare attimi di lucidità, così gli infetti al secondo stadio possono conservare qualche scampolo di memoria. Sul serio? Sul serio. Osserva i suoi abiti. Sono... sostanzialmente puliti, no? Beh, più o meno. Ma rispetto al campionario di feci e urina del furioso medio... già, bello schifo. Fai indossare lo stesso paio di calzoni a un babuino per 2 anni. Santo cielo. Sei chiesto perché le aree un tempo ho sentito qualcosa? Non erano di furiosi. Non ci avevo mai pensato, ma sì, immagino sia vero. Già, pensiamo sia perché nei loro crani deformi forse sopravvive l'ombra del ricordo di ciò che erano un tempo. Merda, non penserete siano ancora consapevoli? No, no, abbiamo i dati delle TAC. La loro condizione è simile alla morte cerebrale. E significa? Non lo so. Significherà che alcuni furiosi si svegliano la mattina, fanno la doccia, si vestono, prendono il loro bello orologio d'oro, danno un bacio alla moglie ed escono per una nuuova giornata. Allontanati immediatamente dall'area, no, o apriamo il fuoco! No, vabbè, non ci credo, raga. Oh, raga, scusate, O'Brien, ma... O'Brien, mi ricevi? Non è neanche il mio turno, non dovrei essere... O'Brien! Va a protestare. Aspetta. Sembra una del comando. Ok, ci sono. Ho piazzato il rilevatore e trasferito i dati. Era un ricercatore o una ricercatrice? Cosa? Perché? Era un uomo o una donna? Ah, era una donna e no, non so dirti il nome. Ok, ti tengo aggiornato, passo e chiudo. Vattene via, tu. Hai sentito? Chissà sì, quanto ci vuole. Insomma, ragazzi, praticamente i furiosi in un determinato stato... stadio, si dice, stadio della... del morbo, del virus, hanno un attimo di lucidità. Addirittura, vedete, quello lì aveva dei monili. Cioè, sta cosa, ragazzi, è prepotente. Quindi vuol dire che
nella loro furia, nella loro pazzia, un momento ce l'hanno. Però se è un momento e basta, che ce frega. Attimi di lucidità. Siamo vicini, ragazzi, al completamento di questa storia. E il ricordo è il 56%. Non so se sbaglio, però mi sa che il ricordo è... e la percentuale è la percentuale quella del gioco totale. Quindi secondo me siamo al 56%, alla metà del gioco, secondo me. Potrebbe, eh? Liberi sulle strade. Cosa, ci sei? Sì. Come stai, fratello? Come sempre. Sei ancora a caccia di elicotteri? Sì. Hai scoperto che vuole quella gente? No, ma O'Brien diceva la verità. La Nero è qui e organizza missioni sul campo per studiare i furiosi. Il problema è perché. Ehi, devo andare ora. È passato Schizzo e mi ha chiesto di spalare merda tutto il giorno. Digli di mangiarla la merda. Certo, riferirò. Ma dopo. Ok, ragazzi, io ho fatto benzina. A sto punto mi teletrasporterei proprio qui. Qualcosa non... arrivano! Oddio, Gribbio! Sì, carica! Eccoli, va, eccoli. Più, eh? Io non parlo più, eh. Io non parlo più, eh. Vedete chi è che non parla più? Ricarico! Sì, muoio così, però. Con fucile a pompazza, maledetto. Amico di Striscia. Scusate, raga, ho preso il telefono un attimo in mano. Perché sapete che tra una cosa e un'altra mi devo. Fa una pausa. Ok. Liberi sulle strade. Però mo la moto mia la lascio qua. Come funziona? Dovrò tornare a prenderla la mia, però. Ehi, ho un regalo per te. Ma che cazzo? Hai recuperato la mia moto? Non volevo che Cop la prendesse e la smontasse. Cristo, Dick. No, l'ho fatto soprattutto per... sai, per i pezzi di ricambio. Per come sei messo non ti serve. Merda. Grazie, amico. È ciò che più mi manca. Correre sulle strade. Cazzo. Azzo, ragazzi. Forse quasi quasi... Era meglio Eddie non portarla. Mi ha solo chiesto di riferirti che ha pagato degli uomini perché riportassero indietro la tua moto. È all'officina meccanica. Ma come? Prego, Dick. Ricky, chiudo. Meno male, grazie. Va, se no ci dovevo tornare io. Ragazzi, liberi sulle strade. Missione completata. Mi ha messo un sacco di stezza, ragazzi. Perché immaginate un uomo che ha vissuto tutta la sua vita in sella. E adesso non c'ha più un braccio, raga. Devo aiutare Boozer a sopravvivere, 100%, quindi la missione mio fratello è completata. Però ragazzi, tra l'altro ho anche sbloccato, forse non ve l'avevo detto, non ve l'avevo fatto vedere, il fucile a pompa di Boozer. Che palle però, mi dispiace un sacco. No, cioè vedi proprio la tristezza nella faccia di Boozer, nostro fratello. Che cosa vuoi? Ragazzi, fatemi sapere... No. Sì, stavo parlando. Fatemi sapere che ne pensate. Vediamo solo la livrea. Oh, bella. Dai, raga, in onore di Boozer. Me la metto. Mio fratello.